L'incertezza sulla data del voto non ferma partiti e movimenti che si organizzano per le prossime elezioni regionali. La recente manifestazione delle liste civiche per l'Abruzzo, tenutasi al Centro Congressi Aurum di Pescara, ha lanciato di fatto la discussione sulla candidatura di Fabrizio Di Stefano al vertice della regione per il centrodestra. Tutti i partiti della coalizione cercano l'unità per vincere la sfida e Gianfranco Giuliante, vice coordinatore della Lega, non esclude la convergenza del Carroccio su Di Stefano. Io ritengo che sia non solo opportuno ma necessario andare uniti alle elezioni regionali, che auspichiamo vengano svolte al più presto per eliminare una condizione che è di illegittimità assoluta. Dovrà esserlo tenendo conto di queste realtà civiche che stanno dimostrando un'ottima capacità di aggregazione sul territorio, che hanno predisposto liste che mi sembrano molto molto forti e che potrebbero essere quel valore aggiunto che sicuramente farà vincere il centrodestra. A proposito di liste civiche, Fabrizio Di Stefano di fatto ha lanciato la sua candidatura già da un po' di tempo fa. La Lega come commenta? Ma riteniamo che in questo momento quella di Fabrizio, ma anche altre candidature che potranno essere messe in discussione, dovranno sostanzialmente muoversi in una logica di aggregazione. Mi sembra di poter dire che partendo dalle civiche Fabrizio ha detto di voler lavorare in questo senso e quindi noi poniamo la massima attenzione agli sviluppi che un mondo civico regalerà sicuramente all'Abruzzo in termini di importanza e di consenso che riuscirà ad aggregare. Intanto Antonio Martino, Forza Italia, si tira fuori dalla competizione ed è convinto che i partiti e le civiche del centrodestra troveranno l'intesa sia sul programma sia sul candidato governatore. La nostra regione non può rimanere per tutti questi mesi senza il proprio governo. Forza Italia e tutte le forze del centrodestra, i civici, la Lega, stanno combattendo contro il tempo per dare dignità a questa regione e andare a votare, e in questo il mio impegno sarà senza frontiere. Il centrodestra sarà unito alle prossime elezioni regionali? Ormai penso che la definizione di centrodestra unita non è più una questione da divenire ma è una certezza. Adesso insieme scriveremo il programma e troveremo la persona migliore per la sintesi di questo programma. Si parla anche di lei come candidato presidente? No, io sono è stato eletto il 4 marzo, ho un impegno da rispettare con i nostri elettori. Il Parlamento anche nell'opposizione è un posto dove si può fare politica e si può fare cose buone per il territorio, e quindi per quanto mi riguarda io farò il gregario, sarò a disposizione di tutti i candidati, dei consiglieri regionali, di tutti i territori per portare insieme il rinnovamento in questo territorio.